Nel cuore del Friuli, attraversati da fiumi e suggestive risorgive, in una dolce pianura si adagiano gli 11 paesi dell'Associazione Intercomunale Medio Friuli, immersi in una natura immacolata e sconfinate distese di mais. Territorio che è composto da una serie di comuni che vanno dai, diciamo, 5.000 abitanti in giù, e con questi comuni ormai quasi da una ventina d'anni si sono intrecciati rapporti significativi di collaborazione, rapporti che hanno portato alla realizzazione di progettualità associate su un territorio che comunque conta oltre 50.000 abitanti. Nei settori culturali esiste una programmazione unitaria dei principali eventi culturali che si chiama Progetto Integrato Cultura del Medio Friuli, in settori di gestione amministrativa, quindi quelli soliti, gestione delle paghe, gestione informatica piuttosto che la programmazione europea, e all'interno di questo c'è anche un progetto di valorizzazione turistica. Questo progetto di valorizzazione turistica ha proprio lo scopo di far apprezzare le particolarità che, come dicevo prima, per Codroipo potremmo estenderle o le estendiamo tranquillamente agli altri comuni del territorio, quindi una presenza naturalistica significativa, seppur anche di tipologie diverse, quella umida quindi più nelle zone sud, mentre quella di magredi, come diciamo noi, cioè di più arida, se volete, ma con delle particolarità significative anche in quei territori lì più a nord. Quindi c'è la parte naturalistica, c'è tutta la parte storico architettonica con presenze di ville importanti, e naturalmente la parte enogastronomica, un po' come tutta Italia, ma insomma ogni regione ritiene di avere il comparto enogastronomico più significativo. Anche la nostra regione e il Medio Friuli ritiene di avere, come dire, delle capacità di proposte enogastronomiche significative. Sicuramente le parti dei vini, ma c'è anche tutta una parte relativa a prodotti che in questa zona, in questa parte di Friuli, questo Medio Friuli, questa terra di mezzo, anche come ogni tanto le chiamiamo, trovano una loro peculiarità. In particolare la presenza del formaggio Montasio, che è un alimento sicuramente molto ricco, molto completo, la presenza e lo sviluppo di produzioni dal grano turco, no? La blave in friulano, il grano turco in italiano, la presenza di una particolare tipologia di mele che dovrebbero produrre anche un IGP in regione, la mela Iulia, diciamo. Ecco, questo insieme di prodotti sono un'offerta interessante che riusciamo a fare al territorio. Ecco, abbiamo deciso di mettersi assieme, cioè di essere 11 comuni che promuovono in maniera unitaria, con un unico ufficio di promozione turistica nel nostro territorio, appunto per valorizzare l'intero territorio.
Il comune di Codroipo, soprattutto per l'importanza della sua posizione, sia dal punto di vista strategico che commerciale, è un centro che da sempre si colloca tra i più importanti della provincia di Udine. Codroipo è una cittadina friulana, collocata un po' al centro del Friuli, un centro della pianura friulana, e ha una popolazione di poco più di 15.500 abitanti, una cittadina che per le dimensioni tipiche del nostro Friuli è una delle cittadine più grandi nella provincia di Udine. Dopo Udine, appunto, come dimensione e territoriale e di popolazione c'è la nostra città. Codroipo è una storia molto lunga che viene da un'epoca preromana, si è sviluppata in maniera particolare appunto in epoca romana. Anche il suo nome, diciamo così, la tesi più accreditata rispetto al nome di Codroipo deriva probabilmente da un latino quadruvium, cioè un luogo dove si incontravano quattro strade, dove si incontravano delle strade, e questo in qualche maniera rappresenta anche un po' la particolarità di Codroipo, cioè di un centro di commerci. Storicamente Codroipo è vissuto sul commercio, forse proprio per essere al centro di una pianura, al centro di un territorio circondato e da campagna e da altre città o villaggi più piccoli, e ha dovuto la sua crescita, la sua capacità economica in maniera particolare al commercio. E questo lo ritroviamo sostanzialmente fino ai tempi nostri, quindi la caratterizzazione principale nostra di essere un polo emporiale. La frazione Passariano custodisce gelosamente il maestoso complesso di Villa Manin, forse il simbolo dell'intero Friuli Venezia Giulia. Fatta edificare nel 600 da Ludovico I Manin per celebrare il prestigio della casata, la storia di questa splendida residenza si lega indissolubilmente alle vicende storico-politiche del territorio. Si svolsero qui, infatti, le trattative che portarono nel 1797 alla stipula del Trattato di Campo Formido, che di fatto sancì la fine della Repubblica Veneziana e della stessa leggendaria casata lagunare dei Manin. Nel cuore del paese troviamo il Museo Archeologico, nato nel 2003 in seguito ai numerosi scavi archeologici degli ultimi anni nel Codroipese e dintorni, capace di riportare alla luce reperti dalla protostoria fino all'età moderna. Molto suggestiva la location scelta per fare da cornice a queste straordinarie testimonianze storiche, un ex carcere mandamentale risalente al 1840 e operativo fino agli anni 60. Rimanda alle fiabesche atmosfere della Belle Époque il Museo Civico delle Carrozze d'Epoca, che armoniosamente si lega all'incantevole scenario di Villa Kechler. Al suo interno è possibile ammirare un patrimonio di 44 carrozze del XIX e XX secolo, di testimonianza internazionale.
Punto di riferimento per Codroipo e l'intera pianura friulana è l'acqua, una risorsa fondamentale per l'irrigazione delle campagne e la produzione di energia alternativa. Molto suggestive le fonti di acqua risorgiva del Parco regionale delle Risorgive, creato nel 1983 per preservare l'aspetto originario della zona umida a sud del comune. Il parco, caratterizzato da sentieri, ponti ed aree di sosta, offre l'opportunità di lunghe passeggiate a stretto contatto con la natura. Ai margini del parco, in un'antica zona di mulini, sorge lo storico Mulino Zoratto, di origini quattrocentesche, le cui attrezzature, risalenti all'Ottocento e ancora perfettamente funzionanti, rendono possibile la macinazione dei cereali di coltivazione biologica. Il mulino rappresenta inoltre un esempio unico a livello nazionale per quanto riguarda la pratica della battitura del baccalà. Altra caratteristica che lo ha così connotato è il fatto di essere collocato in una zona vicino a elementi di acque, di presenze di acque significative. Quindi l'economia che si è sviluppata storicamente negli anni era un'economia abbastanza legata all'acqua. I mulini erano una delle fonti principali di reddito nei secoli trascorsi. Codroipo ospita eccellenze produttive artigianali di grande prestigio, tra le quali spiccano il laboratorio di arte orafa di Piero De Martin e quello dei maestri organari Zanin. Straordinario connubio tra produzione e conservazione, passato e presente, è il meraviglioso complesso Cantina e Museo del Vino dei Vigneti Pittaro, caratterizzato da sconfinati vigneti di tradizione secolare. All'interno della residenza, su una superficie di oltre 600 metri quadrati, si estende il Museo del Vino, il luogo ideale per ripercorrere la storia del vetro, del vino e di qualsivoglia attività connessa alla sua produzione.